Sconfitta nell'ultima gara casalinga della stagione regolare per l'Amen Scuola Basket Arezzo, costretta alla resa dall'Oti Galli Terranuova per 67-70. Con questo successo i valdernesi continuano a sperare di evitare i play-out. Gara equilibrata fin dalle prime battute di gioco con le due squadre che faticano a trovare la via del canestro. Nel secondo quarto la squadra di Baggiani prova ad allungare toccando 8 punti di vantaggio, bloccando i terminali offensivi Cutigni e Fratini, trovando in Neri un giocatore pronto a sfruttare le imprecisioni aretine. All'intervallo lungo Terranuova si trova a condurre 34-28, ma l'Amen ribalta la situazione nei primi possessi del terzo quarto, innescando Cutini con un Castelli pronto a realizzare sugli scarichi dei compagni. La partita scivola così sui piani dell'equilibrio, ma con gli aretini con qualche punto di vantaggio. Terranuova ha il merito di rimanere incollata agli avversari e opera il sorpasso nei due minuti finali. L'Amen paga il nervosismo che permette a un freddo Terranuova di trovare i punti necessari per conquistare la vittoria. Baldi non trema dalla lunetta e realizza 4 liberi consecutivi, ribaltando l'inerzia della gara. Arezzo sbaglia i possessi finali, vedendosi scivolare nuovamente nei secondi la vittoria che manca oramai dal febbraio scorso. Il finale 70-67 premia i volenterosi valdarnesi e condannano gli Amaranto a un nuovo amaro stop. Da sottolineare nelle fila dell'Amen la prestazione di Raul Giommetti, che ha realizzato 14 punti catturando 18 rimbalzi, e di Capitan Castelli, autore di 16 punti. Adesso ultima trasferta per chiudere la stagione, il 23 aprile a Pontedera, poi ci sarà tempo per godersi un campionato che, nonostante un finale negativo, è stato comunque al di sopra delle aspettative. L'amarezza è tanta, perché noi a 2 minuti dalla fine avevamo l'inerzia della partita, si era 5 punti avanti, era 40 minuti che si protestava sia noi sia la nostra panchina di quella del Terranuova, e non si può condizionare la partita a 2 minuti dalla fine con un fischio che ha girato praticamente tutta la partita. Io dico che questi arbitri devono fare meno protagonisti e dovrebbero, insomma, capire anche certe situazioni, cosa che questa sera sicuramente non hanno capito. Comunque, diciamo così, gli obiettivi iniziali sono stati di gran lunga superati, però chiaramente rimane l'amaro in bocca, come ha detto giustamente Mario Pacini. Arrivati al traguardo, non abbiamo superato la linea fatidica per trovare i play-off. La delusione è tanta, sinceramente, anche se si era partito agli obiettivi della salvezza, però a 7 giornate dalla fine si era secondi, quindi è inutile nasconderlo, e noi si voleva andare. Con scontri non difficilissimi. E secondo me la partita con Montevarchi ci ha condizionato un po' tutto il seguito, e poi abbiamo perso una partita, una di 1, una di 2, una di 3, una di 4, e purtroppo è andata così, e questa stagione, anche se l'obiettivo, ripeto, era la salvezza, però non ci può non rimanere l'amaro in bocca.